E adesso vi parliamo in questa intervista di Adua Del Vesco e di Gabriel Garco. La bellissima coppia che purtroppo è scoppiata. Entrambi attori sono stati insieme per circa 3 anni, quando alla fine si sono lasciati. Ma purtroppo, c'è molto di più. Infatti Adua Del Vesco ha raccontato a Verissimo di Silvia Toffanin di avere avuto una grave malattia. Adua Del Vesco malata di anoressia. Mi sono ritrovata in un tunnel scuro, e quando me ne sono accorta era troppo tardi. Purtroppo il motivo è sempre il solito. Il web e i suoi falsi modelli. Sentite infatti che cosa racconta. Rincorrevo un ideale di perfezione, e di bellezza, e questo mi ha portato a desiderare la morte. E come tante volte abbiamo sentito, dice anche la stessa Adua, che all'inizio non si rendeva conto. Inizialmente non ho chiesto aiuto, sono stati i miei genitori che mi hanno spinta a curarmi, a volermi bene, e poi mi sono rivolta a una clinica. E di tutto questo dà la seguente spiegazione. Queste immagini di magrezza malata ti portano ad emularle e ti portano in un tunnel da cui è difficile uscire. Ma se non altro la causa di questo suo male, di Adua Del Vesco, non è stato Gabriel Garco. Infatti dice l'attrice. Ci siamo resi conto che non è una storia che poteva andare avanti. Anche per l'età, è finita da quando ho iniziato a stare male. Ma lui si è sempre dimostrato una persona carina nei miei confronti. È una persona splendida. Insomma, l'importante è che anche lei abbia iniziato questo percorso per rimettersi in sesto. Per me in ogni modo, rimarrà sempre un mistero su come, delle ragazze bellissime e intelligenti come Adua Del Vesco finiscano in questa assurda rete del web delle haters che ti giudicano ogni cosa che fai fino a renderti impossibile la vita. Nella convinzione che queste poverette stanno peggio di te. Forse è per questo che non ho mai mostrato sui miei social i miei figli, tanto poi lo so come va a finire.